canzone, hai capito o no? Smettetela di litigare. Poi, sì, basta. Appunto, non essere così cattivo, ci sono le signore, qui stare attento. Antonella Steni, per esempio, lei è per l'umorismo buono o per l'umorismo cattivo? Beh, io sono per l'umorismo che diverte, non ha importanza, che sia buono o cattivo è lo stesso. E piuttosto voi che parlate tanto d'umorismo, sapete che umiltà e umorismo hanno la stessa radice? Sì. Va bene che l'umiltà, dicono, sia la virtù dei cretini, però è anche vero che l'umorismo è proprio della persona intelligente, no? Certo. Anzi, è l'unica cosa che la distingue dagli altri animali. E la iena ridens? Come la iena ridens? E la iena ridens, poveretta, quella si ciba di carogne, vive nelle zone desertiche, ha poco da ridere, ha poco da stare allegra, no? No, a me più che gli umoristi fanno ridere quelli che parlano d'umorismo. Gli umoristi, loro fanno dell'umorismo e basta, non sanno mica perché lo fanno. Sarebbe come se le galline partecipassero a una tavola rotonda sulla freschezza delle uova. Le fanno le uova, non ne devono parlare, no? E poi non sappiamo perché ridiamo, no? Se ridiamo per l'umorismo buono o per quello cattivo. Ridiamo e basta, che c'entra? A me, per esempio, permette, posso sedermi? A me, per esempio, fa ridere da morire la storiellina, no? La storiellina quella lì del... sempre quella vecchia storiellina dell'ubriaco che si mette a gridare, a cantare a squarciagola fuori del convento dei carmelitani scalzi, e quando gli arriva una scarpata in testa si mette a gridare: a bugiardi! Oh, quella lì mi fa sempre ridere, non è carina? Però amo anche l'umorismo più cattivo, no? Quello cattivo, quell'altra storiellina famosissima del figlio del genovese che arriva a casa tutto contento: papà, papà, oggi ho risparmiato 50 lire, invece di prendere il tram gli ho corso dietro fino a scuola. Bel fesso fa il padre, potevi correre dietro a un tassi, risparmiavi di più. Non fa ridere, questa anche a me fa ridere da me. Io sono per l'umorismo buono e quello cattivo, non so, rido, per esempio se mio figlio mi chiede come farà il piccolo aborigeno australiano a sbatter via il suo vecchio boomerang, ma sono anche capace di sorridere se uno mi dice che l'automobilista previdente dopo l'ultimo incidente si fa il bagno più sovente. rido magari per forza se il funzionario delle tasse mi dice per fare dello spirito che tutto sottratto si può dichiarare soddisfatto, e rido anche alle battute di mia suocera, pensate che buona. Alle battute di mia suocera rido, signore. Alle battute di testa che mia suocera dà al soffitto della mansarda immancabilmente. Insomma, io sono per la risata. Ecco, a me divertono, non so, Sordi, Tognazzi, Ciccio, Franchi, Lupo, Paoletti. Paoletti sarebbe un mio condomino che, proprio come il lupo, non avrebbe nessuna intenzione di farmi ridere, no? Ma quando si mette il suo giubbotto di pelle, i guanti forati, si infila nella sua super auto tutto pomelli cromati, tutta decalcomanie, occhi che si accendono dei gatti, e poi pluriscritte, ferma punti, blocca sterzo, porta tutti, porta tacchi, stereo coso, striscia terra, antine brosi, mi fa venire così da ridere che mi resta proprio la bocca così. E insomma, come sarebbe dire poi buono o cattivo? Bu e ca. Dico, ma l'umorismo ha bisogno della targa, per caso? Ah no, uno ride e basta, no? Vabbè, voi direte, ma allora tu ridi anche per il solletico sotto ai piedi. No, che c'entra? Io preferisco il solletico al cervello, però se mi scappa di ridere, rido. Che c'entra? Per esempio, a me, l'idea di scrivere ai giornali che nel settembre del 74 la torre di Pisa crollerà sperando di azzeccarci, oh, mi diverte da morire. E poi mi fa morire quella vecchia storiellina del sicolo, del siciliano, no? La conoscete, ve la dico? La conoscete? No. Ah, perché ancora non vi ho detto niente, ma poi... Dunque, quella del siciliano che ha una veglia funebre, a un certo momento dice: beh, io adesso me ne devo andare, e sopra pensiero, e qui ridendo e scherzando mezzanotte si fece. E poi... C'è un'altra famosissima, quella dell'indigeno e del missionario. La sapete? La dico? Me ne vado? No, la dico. Quella dell'indigeno che dice al missionario: padre, è vero che i cannibali vanno all'inferno? Certo, figliolo. Allora lei viene con me e se lo mangia. L'altra cattiva, quella cattiva di quello lì che si butta dalla Tour Eiffel e arriva a terra calvo, pelato. Usa? No, è cattiva. Aspetta, non è finita! C'è Felice Chiusano che, siccome lo riguarda da vicino... No, quello che si butta dalla Tour Eiffel cade a terra calvo perché usava una lozione che ritarda la caduta dei capelli. E devo dire un'altra proprio celebre, che poi è l'ultima ed è buona, una storiellina buona,
quella del sergente che dice alla truppa. Bah! Era cattivo il sergente, eh? La storiella è buona, ma il sergente è terribile. Bah! Domattina, sfilata in piazza d'armi. Se piove al mattino, la sfilata avrà luogo di pomeriggio. Se piove il pomeriggio, la sfilata avrà luogo al mattino. Bah! Non è carina questa? È bellina, che volete? Io? No! Io sono fatta così, io rido, sono ridanciana, mi piace ridere, rido sino alle lacrime. E poi, quando sono lì che mi trovo con le lacrime, piango.